Il dramma dell'Ebola muove le coscienze, così il Gotha dei musicisti africani ha inciso Africa Stop Ebola, opera firmata da musicisti di rango come Tiken Ya Fokoli, nota star del reggae della Costa d'Avorio. La diva congolese Barbara Kanam precisa che non bisogna degradare l'Africa per l'Ebola. Ancora una volta bisogna smettere di stigmatizzare l'Africa, perché spesso sentiamo che cose negative provenienti dall'Africa, l'Africa come sinonimo di povertà, ma l'Africa non è un continente soltanto povero o quello dove c'è l'Ebola, ci sono molte altre cose e ci sono artisti capaci di mobilitarsi. Fra gli altri interpreti figura anche il malese Salif Keita. Africa Stop Ebola, cantata in francese e nelle lingue locali, racconta il grave rischio della malattia fra le genti d'Africa. L'informazione deve raggiungere tutti, perché credo che l'arte e la cultura siano il cammino più veloce per poter dialogare con le persone nelle campagne, in modo che questi comprendano l'importanza di evitare questo flagello. Secondo i produttori del CD Africa Stop Ebola, il disco è già stato venduto in 250.000 copie. Tutti i proventi andranno all'organizzazione Medici Senza Frontiere.